A Capodanno torna la Festa di Roma con un grande evento di 24 ore. Una maratona con oltre 1000 artisti provenienti da tutto il mondo renderà unico e suggestivo l'arrivo del nuovo anno. Si inizia la sera del 31 dicembre al Circo Massimo con lo spettacolo internazionale La Fura del Baus. Il 1 gennaio si prosegue con oltre 100 spettacoli tra musica, danza, teatro ed attività per i più piccoli. La Festa di Roma animerà la città tra Piazza dell'Emporio e Ponte Garibaldi, passando per il Giardino degli Aranci, Teatro India e Bocca della Verità. Domenica all'insegna della sostenibilità ambientale. Oggi in diversi municipi sono in corso pedonalizzazioni realizzate dalle piccole isole ecologiche. L'iniziativa è promossa dal Campidoglio. Stop alle auto per un giorno. Strade libere per passeggiate, eventi culturali e mercatini di Natale. Un'occasione per i cittadini per riappropriarsi e vivere gli spazi pubblici del proprio quartiere. Arriva il bike sharing a flusso libero di Gobi Bike. Le prime 400 biciclette saranno posizionate nel primo e nel nono municipio. Le bici non hanno bisogno di stazioni di deposito e possono essere utilizzate facilmente tramite un'app per smartphone. Entro fine anno il servizio sarà esteso anche a Cinecittà, Colli Albani e Parco della Caffarella. Minori stranieri non accompagnati sul territorio di Roma Capitale. È questo il tema al centro della giornata di confronto che si è tenuta giovedì in Campidoglio. L'obiettivo è individuare soluzioni efficaci per prevenire l'allontanamento dei centri di accoglienza. L'amministrazione capitolina in tal senso è già impegnata nella costruzione di condizioni di tutela dei minori nel lungo periodo e nel monitoraggio del loro percorso.